diretta da casa sua. Non c'è niente da ridere ovviamente, ma noi ridiamo lo stesso. David Parenzo, buonasera. Buonasera amici. Ovviamente una delle persone più odiate del momento, ma nello stesso tempo c'è anche una parte degli ascoltatori che gli viene incontro, incredibilmente. Alberto Gottardo, buonasera da Padova. Eccolo sul fronte la resilienza, padovano. La resilienza della Radio Padovana, Radio Caffè, che mi ospita grande, nello studio da solo come un cane. Ragazzi, tutti hanno paura del contagio. Questi giorni ho sbagliato perché il primo giorno gli ho detto che ero morto di fama, invece è un vivo, e qui, per fortuna, e quindi vivo di fama. Il secondo giorno, sbagliando ancora, gli ho detto che era la corrida di Corrado, dilettante allo sbaraglio. Quindi chiedo scusa. In realtà è semplicemente Mr. Bean. È il Mr. Bean della radio, perché ogni cosa che dice poi si realizza il contrario. E il poi, dramma più assoluto si realizza. È Mr. Bean. In ogni caso, è il Mr. Bean, l'unica un pasticcione di livello inenarrabile. David. Muore il grande architetto, e lui cosa fa? Certo. Dice: vabbè, tanto c'ha 92 anni, meno male che è morto. Dice sempre la cosa sbagliata nel momento sbagliato. Mr. Bean, David, è il, non David, è un morto l'unica... di fama perché è vivo. No, sono morto di figa. Io sono morto di figa. Sappi che io rimarrò anche malato, anche contagiato. Io rimarrò un morto di figa. Va bene, ragazzi. Iniziamo bene, come avete sentito. Però, prendendo spunto da Vincenzone De Luca, il governatore del mondo, ragazzi, ma quanto. Cosa diversa, cioè sono due cose diverse. Sono due cose completamente diverse. Per esempio, moltissime persone mi segnalano con delle foto che stamattina, verso le ore 6 alle 7, le metropolitane di Milano erano affollatissime, pieno di gente così, pieno, non tutti con la mascherina, pieno. Cosa significa questo? Primo, di lunedì la gente va a lavorare. Certo, va a lavorare, piene con gente ammassata dentro alle 6 alle 7, circolano delle foto dappertutto, con foto vere, non finte come quella di Buglioni che ha postato una foto degli anni 80 di Roma. E il punto, è una cosa incredibile. Però incredibile. Bellissimo. No, però no, incredibile, incredibile. L'infallibile Burioni, no, che denuncia Sgarbi. Ma anche lui, ecco Mr. Bean che torna. Come la Madonna Pellegrina, Burioni non si contesta. Ecco Mr. Bean che torna. Burioni ecco ministro della salute, ma certo subito che si contesta, allora. Certo ecco che sì. Nessuno lo vuole ministro della salute. Allora ragazzi, no, vi sto dicendo una cosa. Ecco il prossimo scivolone. Ecco lo scivolone della giornata. Zitto un attimo. Ogni giorno deve pestare un merdone. Ogni giorno. Il problema è un altro. Se tu alle 6 di mattina hai ammesso le corse, soprattutto le hai tagliate le corse, hai consentito alla metropolitana di andare avanti giustamente per le persone che devono andare a lavorare, e hai anche tagliato le corse, è evidente che la gente si ammasserà. Allora che cazzo protesti poi? Cioè, ma è inutile protestare il sindaco dicendo come è possibile che ci sia l'ammassamento di persone. Cioè devi triplicare le corse al limite. Chiaro. Cioè devi mettere 4 volte le corse, così la gente si diluisce, no? Invece tutti ammassati perché le corse sono state diminuite. Dai, su. Marco da Bergamo, no, Tommaso da Bologna, vai Tommaso, dimmi. Tommaso da Bologna. Ciao. Senti un'altra cosa, io ho fatto una proposta, ma perché una volta non mettete Porro insieme a Gottardo? Sarebbe 2-2, non sarebbe una bella cosa? Lucio da Pavia, ci manca solo il quarto. Lucio da Pavia, vai Lucio, dimmi. Dimmi Lucio. Allora, ciao Peppino, quindi dimmi, volevo dire a Gottardo, se gli dico che è un coglione mi denuncia. Non credo, no, proprio. Te lo spiego, però mi devi lasciar passare a parlare. Sì, intanto certo. Tu da giornalista fai un servizio pessimo, perché sei pericoloso. Ex. Sei più pericoloso alla stregua di Sgarbi e altri deficienti. Allora, io ti voglio semplicemente dire queste cose. Nel 2019 sono morte, 2019, un anno, sono morte 8.000 persone per influenza e complicanze per l'influenza. Quindi significa che sono morte 666 persone al mese. Ne sono morte oggi in un mese quasi più di 2.000 persone. Certo. Lo capisci qual è la differenza dei numeri che tu dici in radio? Qual è la differenza? La capisci? Che se muoiono 2.000 persone al mese... Non arriviamo agli stessi dati del Ma speriamo che, non, speriamo che non muoiano tutti i mesi, sono in rallentamento i contagi. Fammi finire di parlare. Quello che tu fai è una cosa pericolosa, perché la gente pensa di prendere semplicemente un'influenza, ma non capisce che diventa vettore
e diventa pericoloso per l'altro. Tu dici pericoloso è Mr. Bean, ma Mr. Bean non è mai pericoloso, fa ridere Mr. Bean. L'abbiamo spiegato in tutte le maniere. Nell'80% dei casi uno rimane un vettore, è vero, ma non rischia di morire nell'80% dei casi. Altri, Puoi infettare gli altri. Se vai in giro, se vai in giro dai nonni o dai propri genitori anziani, appunto, cosa che io non faccio da 4 settimane. Quindi è una cosa pericolosa. L'ho detto sin dall'inizio. Quindi che non basta è un'influenza tenere. Normale. È pericoloso. Francesco da Bari. Buonasera. Dimmi, come la gente è incazzata. Dimmi, Francesco. Pornhub molto più efficace, molto più efficiente dell'Unione Europea. Ha della gente come Parenzo. Che difende l'Unione Europea a spada tratta. Vabbè, ma quello è un altro discorso. Io non entro nel merito con lei perché non meglio, mi sembra questo il contesto. No, lei non sa un cazzo. David, l'Unione Europea non ha alcuna competenza in materia sanitaria. L'Unione Europea non ha nessuna competenza in materia di sanità pubblica. Paolo da Firenze. Paolo da Firenze. Paolo da Firenze. Vai, Paolo. Dimmi. Ciao, fratello. Dimmi. Senti, io il 99% di quello che dice solitamente Parenzo non sono d'accordo, ma questa volta quando danno imbecille di cretino, di ignorante, che è il termine più giusto, a Gottardo, che... No, no, Mr. Bean, Mr. Bean, calma, allora pasticcione, Paolo, dimmi, pasticcione. Allora... Assenza, è in assenza Gottardo, in assenza di tutto, no, ma guarda che tira fuori dei numeri assurdi. Ma quasi, le stesse cose, allora, le posso dare questa informazione? Le stesse cose che sostenevo io, cioè che si stanno rallentando le progressioni dei contagi, lo dice anche il direttore dell'Istituto Superiore di Sanità. Ma oggi tu lo dicevi una settimana fa, quando eravamo perché, una settimana i nomi, fa, dicevi i numeri, ste stronzate. I nomi, David, se guardi la progressione non è più esponenziale da 4 giorni. Io male, da 5 giorni male, che lo dico. Lui sta male. Paolo, però è vero che venerdì sera è vero che venerdì sera io ho sentito bene quell'audio. L'Istituto Superiore della Sanità, il presidente dell'Istituto Superiore della Sanità ha detto che in realtà poi forse sono aumentati in questi altri giorni, non lo so, i morti accertati solamente i morti accertati solamente di coronavirus sono 2, erano 2, l'ha detto lui, eh? Cioè, Giuseppe, Giuseppe, no, ma che c'entra? Giuseppe, ma quelli che sono Giuseppe, complicazioni, però è uguale. Tu vuoi dire? No, ma non sto dicendo che non è grave anche quelli che sono morti col resto, però ha detto quelli morti. Ma meglio spiegare a Bergamo, Brescia. Non lo so se quello era computato in queste cose qua. Marco da Bergamo. Dalla settimana scorsa, Marco, lo dico, Bergamo, 98% ha più di 70 anni il 98% delle Marco vittime. Da Bergamo, però, vai. Se questo bene a scandalo, ragazzi. Sì, ciao. Dimmi Marco, dimmi. Ma non è perché sono vecchi che devono morire di coronavirus, però che ragionamento no, è? Però contestualizzi un po'. Vai Marco, dimmi. Ma che cosa vuol dire? Sì, mi chiedevo